Ed ora passiamo allo sport con il basket. Terminata infatti la fase ad orologio, cominciano in DNC i playoff. Sesti nel girone F, i ragazzi della Magic Team se la vedranno contro la compagine di Nardò nella prima sfida per la scalata verso la promozione. I ragazzi di coach Di Pasquale stanno preparando la difficile trasferta in terra salentina. Ascoltiamo cosa hanno detto ai nostri microfoni proprio coach Di Pasquale e l'ala della Magic Gianluca 13. Siamo con un coach Di Pasquale. Allora coach, una stagione tutto sommato positiva, anche se contraddistinta da un cammino abbastanza altalenante. Lei comunque è subentrato un sesto posto che lascia comunque qualche rimpianto in vista di questo piazzamento comunque playoff. Sì, comunque arrivando nella seconda fase del tabellone comunque riusciamo a prendere delle squadre che comunque hanno fatto meglio di noi, e quindi qualsiasi accoppiamento noi potevamo prendere era comunque un ostacolo duro. La seconda fase ci ha riconfermato un pochettino gli alti e bassi della nostra squadra, un gruppo giovane che come si sa nei momenti di esaltazione fanno le cose migliori e nei momenti casomai più difficili danno il peggio di loro tra virgolette. Quindi anche l'ultima partita è stata proprio l'emblema di questa stagione, dove per 36 minuti siamo stati anche sopra contro la prima in classifica, dominando una partita lì a Mola. In 4 minuti abbiamo preso 20 punti, e quindi poi se uno vede solo il risultato sembra che abbia fatto una pessima partita, invece forse è stata una delle migliori che abbiamo disputato. Sì, infatti questo è un registro tipico, diciamo, della sua squadra, che sulla scia comunque della positività comunque riesce sempre ad incanalare, diciamo, un buon trend nell'arco della partita, poi forse si lascia un po' troppo andare, sintomo comunque di una squadra molto giovane. Sì, però dobbiamo anche cercare, come abbiamo fatto a Nardò durante il campionato, ci sono state anche partite che per 40 minuti poi siamo stati concentrati. Questo è successo con Nardò, è successo con Castellammare in casa ed è successo anche a Campli, dove per pochissimi punti non abbiamo ottenuto la vittoria. A proposito di Nardò, prossimo avversario, l'accoppiamento insomma prevede questa trasferta in terra salentina in virtù proprio del fatto del vostro piazzamento, un accoppiamento comunque non impossibile, comunque siete arrivati sesti e c'è una squadra comunque abbordabile con cui avete già fatto bene in campionato, quindi comunque partite con delle ottime pretese per domenica. Sì, quello che dicevamo anche quando parlavo con lo staff tecnico, anche con i dirigenti, ora stiamo concentrando molto su di noi, perché noi sappiamo che se noi riusciamo ad avere concentrazione per tutte e 40 minuti noi possiamo andare a vincere da tutte le parti. Abbiamo, come abbiamo visto, due facce in questa squadra e dobbiamo riuscire a cacciare quella bella per 40 minuti. Sicuramente il campo può essere un'arma a doppio taglio, perché è un campo molto caldo, quindi può darsi che ci possono essere delle problematiche ambientali, però può darsi anche il rovescio della medaglia, che vedendo tanta gente al palazzetto i ragazzi casomai si uniscono ancora di più, e come abbiamo fatto a Nardò durante il campionato. Abbiamo parlato, diciamo, un po' dell'aspetto negativo di questa squadra, ma invece qual è l'aspetto vincente che la Magic Team dovrà tenere dalla sua parte? L'unione sicuramente, l'unione, perché abbiamo visto, esaminando tutte le partite che abbiamo fatto, almeno da quando ci sono io, sono dei momenti in cui quando siamo uniti, e per uniti intendo quando ci parliamo nel campo, quando collaboriamo sia in attacco che in difesa, siamo una squadra casomai anche da primo posto. Sono dei momenti in cui subiamo i break, in cui noi vediamo che le persone non si parlano, non si aiutano, e invece di trovare in questi momenti di difficoltà il modo di uscirne insieme ci dividiamo. Quindi sicuramente l'unione è la parola che ci può contraddistinguere durante questa fase dei playoff. Siete nei playoff, la prima sarà una trasferta comunque abbastanza difficile, quella di Nardò, trasferta comunque fattibile. Sì, è uno dei campi più caldi e difficili penso di questo campionato, però comunque sia nella prima fase che nella fase d'orologio abbiamo avuto lì, siamo stati credo una delle poche a vincere lì, quindi comunque siamo fiduciosi, sappiamo che possiamo fare tutto in questo campionato, siamo un roster giovane, lungo, non ci poniamo limiti. Un gruppo importante di cui abbiamo avuto già modo di parlare con il tuo coach. C'è stato l'inizio di stagione, possiamo dire, è stato molto molto positivo, poi c'è stata una fase calante e poi addirittura avete dovuto cambiare anche la guida. Che cosa è cambiato poi con il coach Di Pasquale? Beh, siamo partiti molto bene, poi essendo una squadra giovane comunque siamo calati, poi ci siamo ripresi, siamo calati di nuovo, ora con Alessandro abbiamo, diciamo, cambiato un po' l'andamento, però
comunque nella fase d'orologio abbiamo fatto ottime partite accompagnate a minuti e anche prestazioni tipo esterne in casa, molto si deve dire deludenti, però ora ci concentriamo per i playoff, iniziamo da zero, siamo di nuovo in corsa. Quando avete cominciato il campionato, qual era il vostro obiettivo? Se è cambiato poi in corsa ed ora che cominciano i playoff, con quale pretese cominciate? Beh, l'obiettivo di inizio campionato era sicuramente di arrivare più in alto possibile. Volevamo essere tra le prime quattro per avere ovviamente la bella in casa nei playoff, almeno già dal primo turno. Diciamo che non è andato come ci speravamo, però questa formula di campionato ci permette comunque di iniziare da zero. Fa niente che avremo gara 3 fuori casa, ma ormai non ci crea nessun problema. Quindi fattore campo sempre a svantaggio, nessun problema per voi? Sì, perché comunque abbiamo fatto ottime partite esterne e in casa abbiamo fatto brutte prestazioni, quindi siamo giovani, non ci preoccupa questo.